Movimento 5 Stelle l'altro giorno si sono fatti autori, volevano tentare una mozione di sfiducia, eccetera, eccetera. Sono rimasti soli, non hanno raccolto le firme neanche dalle altre forze di opposizione. Ma io sono contento, lo dico con sincerità, di essere stato invitato a questo dibattito molto interessante che si fa domani alla Camera, che è stato organizzato al Movimento 5 Stelle, ecco, ho avuto l'invito del presidente, del vicepresidente della Camera, candidato Premier Luigi Di Maio, dove si parla dello stato di crisi dei comuni, di come i sindaci tutti, quindi anche Appendino e Raggi insieme a noi, stiamo lottando per la giustizia e per avere attenzione forte da parte del governo e delle forze parlamentari. Quindi ecco, stride un po', chiamiamola così, per essere moderati, la compattezza dei sindaci, il fatto di fare delle lotte non per questa persona o per questo partito, ma nell'interesse dei territori, degli abitanti, per avere servizi più efficienti, per interrompere le ingiustizie che i comuni hanno pagato in questi anni e soprattutto Napoli, di cui Fico è ben consapevole, di cui Brambilla è ben consapevole. Quel tipo di conferenza stampa stride con tutto questo, quindi è un'iniziativa francamente legittima, che ci sia la critica politica e sale della democrazia, che si possa pensare tutto il male possibile della nostra amministrazione, un'opinione personale legittima, è grave che, come dire, ci sia questa distonia, cioè da una parte c'è il movimento che, come dire, vuol coinvolgere i sindaci e quindi fare un passaggio politico interessante di confronto al di là delle appartenenze, tutti uniti in queste battaglie, e mentre si discute insieme, parli con l'Appendino, parli col movimento, parli con le forze parlamentari, lottiamo insieme, c'è qualcuno qua che cerca di fare il giochetto di provare, come dire, a darci un colpo mortale. Sbagliano sapendo che noi non abbiamo una corazza talmente forte che noi solamente il popolo ci poteva battere con la seconda conferma al mandato a sindaco, mi hanno rieletto, io difenderò questa città per sempre, combatterò fino all'ultimo minuto per renderla sempre più capitale, e da questo punto di vista più ci attaccano in modo infingardo, in modo cattivo e in modo ingiusto, e noi più diventiamo forti.